A Pescara, ma non soltanto, sono ormai non più operative da diverso tempo le centraline per il rilevamento delle emissioni atmosferiche. Luca Pompei ha approfondito questa notizia per la nostra pagina Facebook questa mattina e adesso tiriamo un po' le somme. Luca, buon pomeriggio. Un pomeriggio Carmine, sì, abbiamo preso spunto da una dichiarazione del consigliere regionale del PD Antonio Blasioli sul quotidiano Il Centro rispetto alla chiusura di molte centraline, in particolare nella città di Pescara. Siamo andati a chiedere chiarimenti al direttore dell'ARTA Maurizio Dionisio, che ci ha spiegato che si tratta di un stop temporaneo di natura amministrativa, ma che questo non dà nessun tipo di problema a quello che è il monitoraggio della qualità dell'aria, in particolare nella città di Pescara, perché c'è una modellistica, dei modelli matematici che consentono anche previsioni particolarmente significative anche nei momenti di fermo da parte delle centraline, e c'è anche una centralina mobile che continua a svolgere il suo servizio. Abbiamo raccolto una sua dichiarazione, prego la regia, può mandare in onda. Polemiche sullo spegnimento delle centraline che valutano la qualità dell'aria della città di Pescara. Chiediamo chiarimenti al direttore dell'ARTA, Maurizio Dionisio. Nessun particolare disservizio, ma soprattutto nessun pericolo per la salute dei cittadini e per la qualità dell'ambiente abruzzese. La nostra rete di rilevamento è uno dei sistemi attraverso i quali l'ARTA riesce ad essere termometro dell'aria che respirano gli abruzzesi, ma noi ci riusciamo ad avvalere anche di una complessa rete modellistica di sistemi previsionali che attraverso l'elaborazione di alcuni dati esterni ci permettono comunque di fotografare la realtà. Quindi nulla che non sia sotto controllo, le incombenze di natura amministrative che non dipendono direttamente da questo ente sono in via di svolgimento e a breve la manutenzione di questa rete, che è un patrimonio della Regione Abruzzo che noi tuteliamo, perché lo spegnimento assolve anche ad una funzione di tutela di questa rete che lavora in continuo, vorrei ricordare, dicevo, a brevissimo riprenderanno le attività di manutenzione da parte della ditta a ciò preposta e quindi riavremo nuovamente le segnalazioni che derivano da questa complessa macchina, da queste complesse macchine. Luca, fin qui le dichiarazioni di Dionisio. Naturalmente, sulla pagina social c'è un video più ampio e rimandiamo a quello. Assolutamente sì, spiega ancora più nel dettaglio la questione, e poi in conclusione dell'intervista fa anche riferimento alle confortanti analisi sulla qualità del nostro mare in vista appunto dell'estate, ovviamente.